Buongiorno a tutti, sono Stefania D'Ambrosio, psicoterapeuta del Centro Clinico di Psicologia di Buonarroti, Milano. In questo video vi parlo di lavoro. Se io vi chiedessi, alzi la mano, chi tra di voi vuole cambiare lavoro in questo momento? Sono certa che la maggior parte di voi, o quantomeno una buona percentuale, alzerebbe la mano. Questo è un fenomeno trasversale per genere, per età, per professionalità. Le persone naturalmente vogliono cambiare per svariati motivi, per trovare un maggiore equilibrio tra vita privata e professionale, per cercare un'attività più stimolante, per lasciare un ambiente di lavoro tossico dove le relazioni non sono costruttive, o per lasciare un ambiente di lavoro dove non si sentono valorizzate o dove magari ci sono dei sistemi di valutazione delle prestazioni che ad esempio sono basati solo su questioni numeriche, quanti contratti hai chiuso, quante telefonate hai fatto, quante vendite hai realizzato. Noi invece sappiamo bene che al lavoro sono collegate tutta una serie di dimensioni psicologiche, come il senso di identità personale, il senso di dare un contributo alla comunità di appartenenza. È per questo motivo che i feedback che vengono dati o che spesso non vengono dati sul nostro lavoro sono molto importanti perché da questo deriva il senso dell'autoefficacia personale. Molte persone ci chiedono un supporto psicoterapeutico per affrontare tutte quelle che sono le dimensioni dello stress lavoro correlato e del burnout che vanno affrontate nell'ambito di questa cornice che abbiamo appena visto. Le persone oggi sono sempre più attente alle dimensioni etiche e sostenibili del lavoro. Nel momento in cui ci si mette alla ricerca di un nuovo lavoro, quindi di una nuova progettualità nell'ambito professionale, è bene fermarsi, fare un lavoro su di sé e chiedersi, analizzare, ma quali sono le condizioni che mi faranno poi dire che io sono soddisfatta del mio lavoro? Questo per effettuare una scelta consapevole che non sia basata soltanto sull'allontanarsi da un posto che non ci piace, ma soprattutto sull'avere le idee chiare su quelle che saranno le variabili che poi ci faranno dire sono soddisfatto, ho fatto la scelta giusta, questo nuovo lavoro ha le caratteristiche che io richiedo, che vanno bene per me. Bene, oggi è tutto, vi ringrazio dell'attenzione.